un po' di intimità. E scusa, perché poi hai detto a Michael che non sono coerente? Perché guardi tutte, guardi tutte, guardi, guardi tutte. A me. Guardi tutte? Tu guardi tutte le persone uguali, stai schioppato. Dimmi chi guardi. Beatrice, sempre. Ma che cazzo stai dicendo? Ma a me decidi della bella? No, non sono gelosa, perché non sono gelosa di nessuno, non esiste. Anche io posso dire ogni volta sei qui con Yusuf. Ciao. C'è, è un amico mio. Ah, pure, vabbè, è un mio amico. Dici che mi interesso io, però secondo me no. Tu puoi, io non posso. Non hai capito? Ah, questo stai dicendo? No! Non è che poi ci sono due caratteri diversi, quindi... Ho bisogno di un tuo bacio. Mo sì, vabbè, è indispensabile. Sì. Domani te lo do. No, adesso. Dopo. Dopo. Decido io. Alla fine ho detto a Mattias che non mi ci trovavo caratterialmente ed è finita lì. Ah, la gioventù. Ma se certi amori non sbocciano, altri sembrano fiorire. Ma secondo me quando c'è amore un bacio, se no no. Se no, se sai quante volte ho provato di baciarla prima di uscirci? Due volte. Basta, ma ok, non ti faccio più. Lei è reale, lei è vera, di lei mi attira molto la sincerità. Con William mi sono intesa benissimo, sin da subito. Ma non è questione di amore, vuoi essere il mio fidanzato così? Cioè, mi trovo proprio bene con lui. I giorni passano al collegio. Tutto bene, signor De Chiara? Ciò che sembrava assurdo per degli adolescenti del 2018 diventa abitudine. Ehi, ho bisogno almeno di un motivo che mi faccia stare. Ci sono momenti spensierati. Le amicizie diventano più solide. Mi trovo bene con le gemelle, cioè sono simpatiche, siamo sempre insieme così, cioè li conoscere bene. Ma soprattutto in collegio.